Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi vediamo gli ultimi aggiornamenti di Photoshop nella sua versione beta. Finalmente mi sono deciso ad installarla e vediamo un attimino cosa è in grado di fare. Prima però di andare avanti, due cose. La prima è che dopo Fotomontaggio Pro e il re delle maschere è uscito finalmente il nuovo corso, il mago delle selezioni, che potrà portare le vostre selezioni a un livello professionale e poter così sviluppare al massimo la vostra creatività nelle composizioni grafiche. Ricordo che l'AI ci sta aiutando molto nelle selezioni, quindi avere pure quel tocco magico per migliorarle al massimo ci permetterà di switchare effettivamente verso un livello molto più avanzato. Quindi fateci un pensiero, al momento la promo è attiva. Ok, adesso, dopo che avete messo il like, vi siete iscritti al canale e avete pure scritto bel video, anche se non sapete se effettivamente è bello, parliamo un po' delle nuove news di Photoshop. Allora, se io clicco qui, questa iconcina ci fa vedere tutte le novità. Naturalmente potete farlo anche voi. Io più che altro voglio farvi vedere quelle che sono più sconvolgenti, più impattanti da un certo punto di vista. Ed è esattamente questa iconcina qua, che poi possiamo ritrovarla pure da altre parti, che non è la solita genera immagine, questa di qua che la ritroviamo da finestra barra delle attività contestuale, ma questa di qua è praticamente clicco e manco ve lo dico, me lo dite voi, cos'è? Abbiamo praticamente Adobe Firefly all'interno di Photoshop. Niente, siamo arrivati a un livello incredibile, quindi possiamo fare quello che vogliamo all'interno del nostro fantastico Photoshop. Adoro sto programma, è dal 99 che ci lavoro e devo dire che oramai è inseparabile da me. Quindi facciamo subito dei test al volo. Quindi donna con capelli corti e maglia verde nel salotto. Allora, tipo di contenuto, noi vogliamo una foto, poi possiamo fare pure artistico, eccetera, eccetera. Immagine in riferimento, qua possiamo già prendere le immagini in riferimento, oppure caricarle, oppure mettere degli effetti. Ragazzi, qua dovete sbizzarrirvi voi, è inutile che ve lo dico io. Qua vediamo tutti i movimenti, temi, concetti, quindi tutti questi effetti qua. Qual è il nostro selezionato? Nessuno, e non ne voglio selezionare perché voglio effettivamente una foto realistica. Quindi andiamo avanti e facciamo genera. Come già vediamo alla destra, qua abbiamo naturalmente le opzioni di variazione. Possiamo fare altre modifiche. Vediamo un po' cosa succede. Ok, come prima potrebbe andare bene, siamo nel salotto. Capelli corti, maglia verde. Vediamo la seconda. La terza. Pure bene. Tre colori di verde differenti. Facciamo queste di qua. Guardate i tre pallini di qua. Possiamo fare genera simile. Quindi a queste di qua generiamo simili immagini. No. No. Cioè è seduta a terra in parole povere. Può andare bene, può andare bene. Scegliamo queste o quelle di prima, fammi vedere un po'. Questa effettivamente pure aveva il divano troppo alto, quindi direi a questo punto che questa può andare bene. Allora, voglio fare adesso un esperimento un po' più rischioso. Allora, selezioniamo a caso, non precisamente, questa maglia verde, che poi è una camicia alla fine, e facciamo diventare questa camicia verde un maglioncino giallo che io già ho in download. Io ho scaricato un'immagine con un maglioncino giallo. Vediamo un attimino se la stessa trama di quel maglione viene sostituita a questa camicia. Quindi andiamo a fare la selezione un po' alla Carlona con il lazzo semplice. Andiamo a metterci in una posizione più comoda e andiamo a selezionare. Ok,
A questo punto, anziché scrivere, che potremmo scrivere quello che vogliamo e farlo generare, noi clicchiamo ma andiamo su queste iconcine proprio per avere un'immagine, come dice qua, di riferimento. Quindi scegliamo l'immagine e questa è l'immagine maglione giallo che io ho già scaricato. Apri, generiamo. Wow, non me l'aspettavo così. Vediamo questo. Meglio. Vediamo questo. Sai, non è male. Intanto spostiamo da qua per capirci meglio. Allora, questo non mi convince qua. Certo, possiamo fare comunque delle modifiche. Vediamo se facciamo delle modifiche al volo che succede. Se miglioriamo o peggioriamo, voglio fare delle prove tecniche. Gli diciamo di sostituire questa parte, quindi riempimento generativo e non scriviamo niente. Devo dire che si possono fare tantissime cose, però bisogna capire come utilizzarlo al meglio. Non è facile, bisogna fare un bel po' di pratica. Sicuramente abbiamo dei tool fantastici adesso, il nostro software di Photoshop è veramente potente. Ok, quindi me l'ha collegato a questo punto, vediamo le altre opzioni. Questo è decisamente meglio. Qua mi ho messo pure la zip. Un po' sì, un po' no. Non male. Non male, non male. Vabbè, poi magari possiamo migliorare la situazione. Però effettivamente, ragazzi, siamo partiti da una donna con la camicia verde. A un certo punto ci abbiamo il bel maglioncino giallo. Quindi direi che è un buon risultato. Poi possiamo un po' smorzare questi toni un po' spinti, magari con un livello di regolazione. Campioniamo il punto. Ricordo che abbiamo il tutorial su tonalità e saturazione, un bel tutorial, andatelo a vedere. Ecco, sì, decisamente un po' meglio. Prima, dopo. Ok, ci siamo. È lei, è lei. Ragazzi, il tool è fantastico. Vi consiglio di smanettare come i pazzi perché è veramente, veramente bello. Noi possiamo partire da un'immagine qualsiasi. Esempio, noi possiamo partire da un piatto. Fotografia di una zuppa al pomodoro cremosa. La zuppa al pomodoro è posta al centro del tavolo. Naturalmente, come vedete, non come ho fatto io. Il prompt deve essere molto specifico. Migliore sarà il risultato. Poi si può andare sempre sugli stili particolari, guarda qua che cosa c'è, insomma. Possiamo sperimentare di tutto e di più, anche immagini. Andiamo a fare dei test, un test al volo. Per esempio, partiamo da un'immagine stavolta più creativa. Magari partiamo da questa. Leopardo su sfondo di estate con fiori uccelli, concetto artistico. Allora, leopardo non è più un leopardo, diciamo pappagallo. Su sfondo a linee astratte con fiori uccelli. Aggiungiamo qualcos'altro. Io direi tonalità rosa pastello. Non so se faccio casino, però vediamo un attimino. Gli effetti che lui ha selezionato sono questi qua. Benissimo, lasciamo tutto uguale e generiamo. Vediamo che succede. Notiamo che crea sempre un livello sopra, altrimenti siamo obbligati a farlo, se no facciamo una minestra di quelle che non può essere scomposta. Oh! Origami, eccoci, effettivamente, però è ben diverso da quello che ci aspettavamo. Allora, per essere bello, è bello. Qua probabilmente va un po' aggiustato. Effettivamente non è proprio quello che mi aspettavo. Andiamo su un altro tipo di immagine. Qua abbiamo immagine a neon, addirittura. Insegna a neon raffigurante una rosa su una parete scura. Ok, cambiamo rosa e mettiamo di nuovo un pappagallo. Forse ce l'ha col pappagallo e cambia completamente. Voglio fare di nuovo una prova. Genera. Beh, comunque è bellissima, però è molto diversa da quella iniziale che doveva in teoria farci, cioè non c'entra proprio niente. Però è stata la parola rosa, secondo me, a devastare un po' tutta la progettazione. Wow! Oh, bellissimo! Ragazzi, è fantastico! Cioè, addirittura l'ha posizionato in questa parete con le piante, perché c'è scritto piante, insegna neon. Su parete, ah, di edera scuro, mancavo letto, che sono superficiale. Bellissimo, veramente bello. Wow, ma questo è incredibile.
Beh ragazzi, sbizzarritevi, il tutorial di oggi è terminato, mettete un like, iscrivetevi al canale, vi prego facciamolo crescere e fate un pensiero ai corsi pro. Grazie per essere arrivati fino a qui e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!